Non lo so, io so che un amministratore è esposto al rischio della denuncia di abuso d'ufficio. Per esempio un avversario politico ti può denunciare, allora tu vieni iscritto nel registro degli indagati, ricevi un avviso di garanzia, poi si scopre che quella era una denuncia politica, viene archiviato e magari chi ti ha denunciato va sotto processo per calunnia. Quindi non ci deve stare l'automatismo informazione di garanzia di missioni. Credo che nell'ordine naturale delle cose che un amministratore possa avere una denuncia, sicuramente il reato di abuso d'ufficio va migliorato a mio avviso, poi credo che quello che conta è avere le mani pulite. È un'altra caratteristica dell'amministrazione De Magistris che nonostante la denuncia degli avversari politici, ricordiamoci che l'inchiesta sull'America's Cup che fece tanto clamore da avversari politici è nata, siamo stati per tanto tempo sui giornali, poi è stata completamente archiviata e si è emerso insomma che non c'era nulla. Io quando sono stato sottoposto a procedimenti penali sono andato a testa alta. Oggi la fotografia dell'Italia è questa qua, che l'amministrazione De Magistris chiude il suo mandato con le mani pulite, avendo contrastato il sistema, la corruzione, la camorra dei colletti bianchi, mentre il paese da Lodi per passare da Banca Etruria, per finire a Tempa Rossa della Basilicata, per Mafia Capitale, per Verdini, per il presidente del PD, per i rapporti di Lettieri con Abatangelo, Cantalamessa, Desiano, Gigina Purpetta e Berlusconi, insomma noi siamo tutt'altro e devo dire tutt'altro anche di chi rappresenta una novità alla quale noi guardiamo con tantissima simpatia e forza come il Movimento 5 Stelle, che però quando vanno a governare si comprende che la rivoluzione governando in questo momento la stiamo facendo solamente a Napoli, ecco perché a Napoli si è concentrato tutto questo interesse nazionale. Perché a Napoli è esplosa un'energia politica e culturale senza precedenti e questo scriverà la storia non solo della nostra città, ma di un mezzogiorno che si ribella e che vuole essere volano del nostro paese.